Ciao bonsaisti, tanti mi hanno chiesto informazioni sul rinvaso. Oggi è la giornata ideale perché ho una pianta da rinvasare, la temperatura è abbastanza tranquilla perché è un po', diciamo, leggermente coperto il tempo, quindi non c'è sole, non c'è vento, ci sono delle condizioni ideali per il rinvaso e quindi vi faccio vedere un rinvaso. È un rinvaso particolare, dunque. No, non è di questa pianta, lo vedremo più avanti. In questa pianta vedremo lo styling, dobbiamo un pochino aggiornarla, modificarla, poi magari rinvasarla, perché vedete il vaso in quest'orto, ma dicevo non è di quella pianta, il rinvaso è di questa. Quindi perché vi ho fatto vedere quella pianta? Eccolo qua. Allora, perché vi ho fatto vedere quella pianta? Perché tra una pianta e l'altra pianta hanno esigenze di rinvaso completamente differenti. Quella è una pianta comunque stabilizzata, che già sta vegetando in modo corretto, forte, e ha bisogno di un rinvaso, diciamo, per rinnovare, per rigenerare il substrato, mentre questa ha proprio bisogno di una sede per poter spingere e lavorare di più. Una pianta raccolta più di due anni fa, quindi stabilizzata, ben stabilizzata, ma al momento sta lavorando poco, sta facendo le sue gemme ma sta lavorando poco. In previsione di una lavorazione l'anno prossimo, quest'anno rinvasiamo con un substrato che possa nutrirla, perché un conto è dare semplicemente pomice che dà umidità e favorisce umidità, ossigeno, e favorisce la radicazione, un conto invece è andare a dare un substrato che possa nutrire in modo corretto, bilanciato e completo, perché è quello che ci serve per rendere la pianta forte. Sigla e poi qualche dettaglio in più. Gemme, sì, ci sono. Sono anche abbondanti, ma non sono sufficientemente forti per il mio modo di lavorare, per il mio gusto. Possiamo ottenere gemme più forti dando il substrato giusto. Come vedete, allora, la pianta vanta una bellissima corteccia e per dare risalto dobbiamo portare la vegetazione in questa posizione, no? Più o meno, in modo tale, in questa posizione, in modo tale di arricchire, di portare la vegetazione in un punto di pregio. Per fare questo bisogna fare una lavorazione molto stressante, come piegature, svuotamenti e torsioni, e per questo ci vuole una pianta molto molto forte. Se io andassi a lavorare adesso con un substrato che, anche se è stato arricchito con cortece, bioattivatore e quant'altro, però vediamo che la pianta, la vegetazione che fa, non è sufficientemente forte a mio avviso. Abbiamo bisogno di qualche cosa in più, e allora procediamo, andiamo a mettere un substrato di acadame, in modo tale che poi potremo far lavorare con microrganismi, unire prodotti diciamo di concimazione e nutrizione completi, per avere nel giro di un annetto neanche una pianta forte. Magari già in primavera vedremo i benefici. Visto la tipologia di crescita a gemma predeterminata del pino, è chiaro che anche se avessimo un buon sviluppo in primavera, comunque ci sarà un germoglio piuttosto corto, magari con lago lungo. Perché? Perché così oramai la gemma si è costituita, e quindi diciamo che l'anno prossimo ci sarà un'inerzia della coltivazione di quest'anno. Per quello bisogna essere sempre di anno in anno, prevedere il lavoro dell'anno successivo, appunto per preparare con la coltivazione giusta secondo i lavori da fare. Quindi una coltivazione mirata in base alle previsioni dei lavori dell'anno successivo è sempre la miglior cosa. Prendere una pianta e affrettare una lavorazione può significare compromettere la vigoria, affaticare la pianta poi ci mette tanto tempo ora che si riprende, e francamente ora che poi andate a costituire la vostra chioma, così magari avete dei ritardi, se non poi il deperimento, ecco, affaticamenti inutili. Per lavorare in sicurezza coltiviamo bene prima. Bene ragazzi, allora eccoci qui con la nostra Mise en Place. Abbiamo qua sotto la pianta,
che vediamo è una carrucola, ma la pianta è leggera. Sì, è leggera, però per esperienza vi dico che dovete sempre mettervi comodi, perché se trovate una difficoltà nel lavorare le radici, anche solamente un paio di chili, tenerli lì fermi con la pianta e poter lavorare agevolmente, ecco, diventa poi difficile e poi fate lavori male. E non dovete fare lavori male, specialmente se andate a trattare le radici. Quindi una pianta ancorata alla carrucola, e adesso andremo ad alzare, scusate il fracasso, perfetto. Dopo cosa dobbiamo avere? Ragazzi, preparatevi prima. Allora, alcuni vasi di diverso tipo. Perché di diverso tipo e diversa misura? Perché a seconda la conformazione delle radici che troveremo, io più o meno me la ricordo, però a seconda la conformazione dobbiamo avere il vaso adatto. Questo mi va bene come forma, però potrebbe essere troppo grande. Se io riesco a mettere un vaso più piccolo, sono solo contento. Allora posso usare ad esempio uno come questo e poi usare l'attrezzo universale, questo, il forbicione, magari per ridurlo. Perché? Perché il bonsaista è così, no? È un po' tutto il bonsaista. E a volte si deve inventare delle cose e poi realizzarle. E perché proprio così il bravo bonsaista ha questa caratteristica qua, che dove non arriva con le cose che ha intorno, se le inventa e se le costruisce. Quindi forbicione, perché cosa serve? Eventualmente per tagliare un vaso e crearne uno alla dimensione giusta. Del filo di ancoraggio, perché la pianta deve essere sempre ben ancorata, e poi la mistura, la mista, che non è quella che si mette nelle sigarette, ma è questa terra. Allora, cosa c'è in questa mista qua? Beh, ognuno poi la fa secondo proprio criteri, secondo proprie esigenze. Questa, abbiamo visto, è una pianta raccolta che ha bisogno di essere slanciata come vigoria, quindi questo è un substrato che può ospitare molto bene i nutrienti e rilasciarli alla pianta in modo tale da renderla forte, che può generare un alloggio ideale per i microorganismi e quindi creare complessi umo-argillosi. Vedete voi, vi ho praticamente detto tutto. Significa che c'è dell'argilla, che c'è dell'humus, che c'è una piccola quantità di matrice organica, e così per dare un effetto gradito alla pianta, tenere bassa l'acidità. E qui ci metto anche l'ingrediente misterioso, che non è più misterioso, tanta corteccia, perché non abbassa l'acidità, ma fa sì che renda possibile la vita in substrato a livello di microorganismi, e quindi vadano a intaccare sul processo della matrice organica, rielaborarla e acidificare il substrato. Il meccanismo è un po' complesso, l'abbiamo visto tra l'altro ieri sera nella lezione online, quindi non fatemi domande, la prossima volta seguite la lezione online se volete. Ecco, una cosa importante, questo non sono lezioni, sono spunti, quindi la miglior cosa è sempre andare da un professionista che vi fa una lavorazione secondo le vostre esigenze, e meglio ancora se quel professionista sono io, ok? Allora, bene, iniziamo, procediamo, togliamo con l'attrezzo universale 2, che è una tronchese semisferica. Ecco, avevamo fatto un discorso sui la bontà degli attrezzi, cioè chi mi ha detto: ah, io ho questa marca, sottomarca giapponese, che già 3 anni che ce l'ho e sono attrezzi eccezionali. Ecco, sta qua è 15 anni che ce l'ho, è un attrezzo di ottima marca giapponese, 15 anni che ce l'ho, e guardate cosa ci faccio, ci taglio tranquillamente anche il filo del 4, no? Ok. Quindi, ecco, va bene fare economia, ma non fate quelli che: ah, io ho speso poco e ho l'attrezzo migliore del tuo, perché sempre non è così. Ah, non ho mai. Ammesso che riusciate a trovarla, vedete un po' cosa viene a costare un attrezzo del genere. 15 anni che ci taglio filo del 4. Quindi faccio tutto con questa alla fine. La uso come pinza, filo, tutto. L'attrezzo che consiglio. Ok, allora, andiamo a vedere un pochino radici della nostra pianta. Oh, qui abbiamo una zona dove qua si sono atrofizzate, quindi possiamo pure eliminarlo. C'è un po' di roba arretrata, ecco qua delle radici sottiline, però vediamo se tenerlo o meno secondo lo styling e le esigenze della nostra pianta. Sotto abbiamo tantissima roba, tantissima barba, e quindi dobbiamo preservare questa zona.
meglio di altre. Allora, teniamolo qua un attimino umido e andiamo subito a preparare il nostro vaso, e a questo punto il vaso idoneo sarà senz'altro questo, in modo tale che io posso metterlo inclinato e dare il risalto a questa parte in più di tronco. Ok, vediamo. Mettiamo il nostro filo per ancorare, uno sotto, uno sopra. Allora, uno qua, lo metto qua, e l'altro, siccome voglio un po' più di tenuta, lo metto qua. Ok, cercate di lavorare sempre con margini di sicurezza, in modo tale che possiate garantire la salute della pianta. Una pianta che scossa non va bene, un piano d'appoggio fatto male non va bene, compratevi, ci sono quelle lì, quelle di tecnica bonsai ad esempio, che sono belli, quelle del Tiziano Lanzano, molto belli. Quando avrò i soldi me ne comprerò uno. Adesso non ce li ho. Allora, anche venite da me a lezione, così io ho i soldi sia per pagare la scuola della bambina, sia per comprare il tavolo del Tiziano che mi piace. Ok, allora metto un po' di mista così nel mio vaso. Adesso vado a sollevare ulteriormente l'albero, qua non mi serve più la carrucola perché ho visto che è abbastanza agevole, e mettermi in posizione per il rinvaso comoda. Allora, posizionate un attimino, avvicinato la nostra pianta, cerchiamo di togliere le radici che abbiamo visto che sono in più o in un punto sbagliato. Qua c'è una bella radice con una buona presenza di radichette, ma in un punto dove un domani farei fatica a lavorarla. Allora, se devo rischiare la pianta, la rischio subito questa radice qua. Vado comunque a devitalizzarla, e perché altrimenti mi rimarrebbe un aggeggione lungo. La contengo fino a un punto qua vicino al colletto, in modo tale che tengo veramente solo quello che mi serve. Bene, allora facciamo, andiamo a posizionare il nostro albero, via la carrucola. Uff, che sì, non è pesante, però ecco, aver fatto questo lavoro tenendo la pianta in equilibrio, insomma, avrei fatto un po' più di fatica inutile. Allora, perfetto, direi che siamo giusti anche con la dimensione del vaso. L'unica roba, voglio contenere un pochino questa parte, questa dimensione della radice, voglio rientrare un attimino e vedo, siccome qua sotto ho tanti capillari, se riesco a contenere la lunghezza di questa zona del tronco, in modo tale che alloggi meglio nel mio vaso, non tanto per utilizzo adesso, che nel vaso di coltivazione mi interessa poco, però siccome stiamo facendo un lavoro comunque piuttosto stressante, e poi inutile andare a ripetere il lavoro ancora stressante, un secondo tempo mi accorcio subito questa parte, in modo tale che un domani avrò l'alloggio definitivo della mia pianta senza problemi e avrò fatto una volta sola il lavoro stressante. Allora, ok, ci siamo, abbiamo posizionato il nostro albero nella maniera ottimale, andiamo a riempire di terra, in modo tale che si stabilizzi. Una cosa importante, ok, scuotete un pochino anche leggermente così con le mani, ma evitate, l'avevo già detto in un video, di andare a pestare giù con i bacchettini, i bastoni e quant'altro. Perché questo? Semplicemente perché è importante che ci siano delle macroporosità nel substrato, perché ci deve passare aria e quant'altro, l'atmosfera, l'ossigeno, per poter respirare le radici, vabbè, per una serie di motivi. Se voi andate a pesticchiare la vostra kadama, andate a distruggere la struttura fisica. E il problema è che andate a compromettere la bontà del substrato. Se c'è bisogno di un 50% di spazi vuoti per far sì che sia l'ideale, substrato, se noi andiamo a compattarlo già da subito, abbiamo fatto un rinvaso. In questo caso no, perché comunque è cambiata tipologia di substrato, ma se facciamo un rinvaso per ringiovanire il terreno, per ristabilire le proprietà fisico-chimiche, ecco, già quelle fisiche pestando giù vanno a pallino.
Ok, dai, avete visto, ci è bastato questo vaso qua, è andato benone, non abbiamo dovuto costruire un vaso on demand. E come dicevo, vabbè, il bonsai stavolta è anche fortunato. L'importante è che non sia mai sboron, perché il bonsaista sboron, ce n'è, perché ho sentito i bonsaisti meglio di Timur in Italia, ce n'è. Però ammettere quando c'è fortuna, ammettere. Benissimo, abbiamo finito il nostro rinvaso, diamo un'occhiata poi da vicino alla pianta e vediamo anche, ne abbiamo esaltato qualche qualità e poi la metteremo così a dimora. Ok ragazzi, allora ecco qua la nostra pianta posizionata, mi piace, qua sotto c'è ancora qualche centimetro che va sotto per l'ancoraggio con le radici sottili e l'abbiamo estratta così al terreno, molto bella, vedete la forma che crea. Con la vegetazione che va sì lontana, però è proprio l'ideale, perché una volta che la riportiamo sopra qua ci esce una bella piantina. Diamogli subito l'acqua, e acqua non della fonte, ma visto che ce l'abbiamo disponibile, della buona acqua di laghetto decantata e arricchita delle nostre koi. Acqua in abbondanza in modo tale che si assesta al substrato e basta, senza pestare né niente, e poi domani metteremo qualche prodottino, qualche bioattivatore, visto che ancora la temperatura ce lo consente di farlo lavorare, e qualcosa che aiuta poi la ripresa. Bene, rinvaso fatto e con la nostra pianta qua dietro, mi raccomando, mettetela sempre con le gemme orientate verso sud e non verso nord, per non andare a inficiare sulla polarità degli alberi, ok? In modo tale che prendano il sole laddove è sempre stata abituata a prendere sole sta pianta. Spero che vi sia servito un qualche cosa, anche se era un rinvaso così, è difficile sempre a trattare nel dettaglio il rinvaso, e se volete saperne di più teneteci presente come realtà professionale che offre anche questa tipologia di servizi. Un saluto, like, condividi, clicca la campanellina se sei su YouTube, che ne so, dillo a un amico se sei al bar, oppure dillo al vicino di posto se sei in metropolitana, tu di bonsai in Subria.